Il discorso che si sta facendo di esami anticorpali e tutta questa fase preparatoria che, come diceva prima, tra le righe potrebbe preludere poi all'obbligo vaccinale anche per gli insegnanti, deve in questo caso necessariamente passare attraverso una questione che riguarda proprio la medicina del lavoro. Io ho lavorato quasi 10 anni nella mia azienda nella gestione della salute e della sicurezza dei lavoratori. Esiste un documento a livello aziendale, ma in questo caso potrebbe essere esteso come concetto generale, che si chiama DVR, che è il documento della valutazione del rischio del lavoratore, no? Questo chiaramente è un ambito lavorativo molto particolare perché si parla di insegnanti, si parla di bambini, non si parla di apparati produttivi. Ma il concetto della valutazione del rischio è proprio quello che entra dentro a questa questione dell'obbligo vaccinale, perché se c'è un obbligo vuol dire che si è deciso che c'è un rischio che va mitigato attraverso un obbligo vaccinale. L'obbligo vaccinale, la vaccinazione è una misura preventiva, diciamo, è una profilassi, ma è una misura preventiva rispetto a un'esposizione al rischio. Quindi cosa può succedere? Questo non è per farvi il pippone di questa roba, ma cosa può succedere? Può succedere che attraverso appunto queste valutazioni fatte in via preliminare, eccetera, eccetera, visto che i bambini devono essere tutti vaccinati, si ritenga che gli insegnanti, proprio per mitigare il rischio di infezioni, debbano essere vaccinati. Quindi se verrà introdotto questo, verrà introdotto attraverso questo meccanismo. Perché vi dico questo? Perché il documento di valutazione del rischio deve essere firmato per accettazione anche dalle parti sociali, quindi dai sindacati. Ok? Se i sindacati non lo firmano, non è valido, chiaramente, no? Però a questo punto entra in gioco l'associazione, che può a questo punto pretendere in qualche maniera nel suo percorso, diciamo, di vita, di avere una parola in capitolo in queste cose qua. Però attenzione. E se succederà, succederà attraverso questo percorso.